Marchesina, non legga più. Si stancherà. Se si stancherà troppo, non sarà in condizioni di ricevere la contessa di Bell. E sì che viene apposta da Milano. Hai ragione. Per oggi basta. Vai. Vai ad attendere la mia cara Giulia. Conduci da qui. Vorrei pur sapere da voi, che sembrate molto sperimentato su questi temi che mi avvincono intimamente, se un'anima umana abbia due o anche più esistenze terrene. Ho il sospetto che l'etereo autore del sogno che si cela sotto il nome di Lorenzo non ami svelarsi, neanche con scambi epistolari. Ebbene, io intendo rispettare il suo riservo per me. Mandi semplicemente la sua risposta a questa mia al nome di Cecilia. Fermo in posta a Milano. Qualcuno poi penserà a farmi pervenire il messaggio di Lorenzo. Grazie, Cecilia. E questo qualcuno sarei io. Sì, Giulia, tu. Chi altro potrebbe aiutarmi in questa piccola follia? Del resto non sei stata proprio tu a mandarmi il libro. E pensa che lo feci per caso. Nemmeno lo conoscevo, il romanzo di questo Lorenzo. Mai sentito. Devo averlo infilato chissà come fra i romanzi francesi che mi avevi ordinato di richiedere. Ma ora, credimi, io ho bisogno di parlare con questo Lorenzo. Sento che quello che mi dirà, se accetterà di rispondermi, potrebbe aiutarmi a guarire. Ritrovare in me qualcosa di nuovo. E perché poi Cecilia? Non ti piace? Sì, molto. Ti si addice, anzi. Ma è inventato? No. Non inventato. Imposto. In sogno, forse. La crisi è passata, ma poiché sono ancora inspiegabili le cause di quella improvvisa e tremenda febbre, io penso che le smanie, i furori, quei deliri che l'hanno colta al solo sentire il suo nome... Mi guarderò dal far le visite, d'accordo? Che non sia io a danneggiarla. E se voi, dottore, mi dite che potrebbe esserle di qualche sollievo consentire a mia nipote di alloggiare in quella stanza... E beh, faccia pure come vuole. L'arredi secondo il suo gusto e ci viva. Ben inteso, signor Conte. Non che io metta in ciò alcun peso propriamente terapeutico, ma dal momento che siamo in presenza di una di quelle forme sconcertanti e subdole... Già. Subdole. Verrò ad abitare qui. Quando sarò guarita, la farò rimettere a posto. Sì, quando mi sentirò più forte. In questa camera? Se io dovessi vivere segregata qui, in questo palazzo, io che amo tanto la gente, le novità. Forse, Giulia, le vere novità vanno cercate in noi. E poi... non è detto che anche qui non accada nulla. Fino a pochi giorni fa... c'era al palazzo un principe nero. Un principe nero? Io lo chiamo così. Per il suo contegno chiuso. Misterioso. E per quello che si dice di lui. Ah, c'è una leggenda. Una storia sordida. Che mi riguardava. Dico,
Non mi lascerai partire senza prima raccontarmi? Sì, sì, ma... portatemi via. Non reggo più. Incredibile. Il tuo austero zio avrebbe un figlio segreto e avrebbe voluto che tu lo sposassi. Se il vecchio non si è neppure azzardato ad accennarmene, è perché mi conosce. Devi aver capito che io non so abbassarmi a certe cose. E poi ormai il pericolo sembra scongiurato. Quell'individuo è scomparso. Era dunque così repellente questo principe nero? Alla mia cameriera potrebbe anche piacere. A me è antipatico, odioso, odiosissimo. Addirittura. Io non ho mai conosciuto un uomo degno di essere amato. Eppure, io amo l'amore. I libri che ne parlano. La musica. Signora contessa, la carrozza è pronta. Oh già, il mio treno. Ti prego, imposta la tua a Milano. A Lorenzo, autore di Un sogno. Tipografia Valabrega, via Bigli, Milano. Vedremo che ne nascerà. Eccolo qui, chi si fa ricco alle mie spalle? Come stai? Allora, ci sono novità per me? No. Ah, ho capito. La mia creazione resta sempre alla stessa altezza, eh? Non si muove. Ma chi lo sa? Aspetta. Spero che almeno costei abbia comprato il tuo libro, visto che ti scrive. Ah, Lorenzo, autore di Un sogno, tipografia Valabrega, via Bigli, Milano. E chi sarebbe? Sei un'ammiratrice, fatti sotto, Corrado, vedi di smaltire un po' di quella roba. Ah, sì, farò il possibile. Finché resto a Milano. Perché? Ti trasferisci? Tra poco. Addio. Editore che mi succhi il sangue. Addio, Milano. Cosa ti è successo? Un'occasione per fare punto e a capo. E pianti tutto così, di colpo? Il tempo di sistemare le mie cose e via. Una di queste sere ti racconto. Ah. È una lettera lunga. E ne seguiranno altre. Come fai a saperlo? Dal profumo. Meglio prima di montare le tende che venissero gli operai a smurare le inferriate. No, le inferriate rimarranno dove sono. Perché io ricordo. Andate. Non ho più bisogno di voi. Andiamo. Anche tu, Fanny. Il bello Toro. Renato.
fantasie di una povera demente. Era la febbre. Ho vissuto per mesi nel delirio. Basta. Basta. Basta, 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 basta. Seguita tanto dappertutto, fin da Parigi. Vedo un tratto, mi stacca dal presente per ripropormi fantasmi, brandelli di un passato che devo ricordare, come queste sbarre. No, è la febbre che mi riprende. Il delirio. Eppure questo stipo è reale. È qualcosa di me. Ne conosceva il segreto. Delirio credere che la morte non spezza il destino di un'anima. Delirio riconoscersi in quest'anima, nei segni che ha lasciato, nella sua speranza, nel suo odio. Il suo odio per i Dormengo non è forse il mio stesso odio? E che senso avrebbe? Città di Milano, di Parigi, la mia caduta, questa solitudine. No. Tutto. Anche questo libro. Conte Dormengo. La vendetta. Renato. Quando mi scrisse la sua prima lettera sul mio libro Un sogno, chiedendomi la mia vera opinione sulla libertà umana e sulla possibilità di un'anima di tornare a rivivere sulla terra, io pensai a una donna di gran cuore, protesa verso il mistero. Comunque, sappia che avevo deciso di non risponderle più. Perché invece lo faccio stasera? Non lo so. Attribuisca questa lettera a una notte insonne turbata da strani presentimenti e dall'angoscia che mi desta in quest'ora di silenzio il canto di passanti sconosciuti. Che brutta bestia che l'è l'amore, oh che pena, oh che dolore, che brutta bestia che l'è l'amore. Non ricordo
se ci siamo mai incontrati in una vita anteriore, come lei, Cecilia, pensa, o forse spera. E sono quasi tentato di lasciarglielo credere per continuare queste nostre misteriose confidenze. Temo tuttavia che lei voli in cieli troppo alti, che sia troppo superba per trovare mai in questo pianeta che detesta la stella di Madreperla dove vorrebbe vivere. La stella di Madreperla dove vorrebbe vivere. No, Cecilia, diamoci l'addio. Per parte mia non cercherò mai di sapere il suo vero nome. Le sarò grato se farà altrettanto col mio. Lorenzo. Come sta? Grazie, bene. Ha visto molto... che sono tornato? Sì, sono molto lieto. Prego. Bene. Sicché il milanese si è installato. Chissà poi chi si crede di essere. Sta sulle sue anche con la marchesina. Adesso però. Doveva sentirlo l'altro giorno quando tornò da Milano. Appena la vede giù una gran galanteria. Ma la mia signora gli ha gelato il sorriso in bocca per sempre. Anche la marchesina è cambiata dopo la malattia. Eh sì. Ma certe volte è anche più simpatica di prima. Allora, d'accordo? Stanotte alla cappelletta. Non ho ancora detto di sì. Facciamo invece una passeggiata in giardino. Ma lì ci vedono. Oh, vabbè, se si vergogna allora. Voi dite che il principio d'uguaglianza si è affermato definitivamente al mondo col cristianesimo e ciò soprattutto grazie al precetto dell'amore tra gli uomini. Sì, sì, perché c'erano le democrazie anche prima del cristianesimo e l'uguaglianza non si è affermata. È stato solamente l'amore cristiano che... Lasciamo stare le democrazie moderne che sono fatte di cupidigia e di superbia. L'amore, voi dite? Beh, credetemi, è ancora fumo di gioventù il vostro. Provatevi un po' a predicare amore del prossimo e uguaglianza, che so, qui, fra le pedine e gli altri pezzi della scacchiera. Vi sembrano uguali? Eppure sono tutti di legno, abitano un solo scacchiere. Sì, ma l'amore cristiano... L'amore cristiano, io lo capisco bene. Scacco al re. Non si può. Non capisco la bestia che vuole tenerci al buio. No, lasciate stare, vi prego, che vengano loro. Il cristianesimo. Io non voglio che voi scriviate contro il cristianesimo. Voglio che il nostro libro denunci il principio d'uguaglianza dove è più mostruoso, in campo politico. L'amore rende uguali, voi dite? Ma che? L'amore è devozione e come tale protegge la gerarchia, la garantisce. Io vi dico che più un servo ama il suo padrone, più un soldato ama il suo generale, più una donna ama il suo uomo, più un debole ama un forte, più queste disuguaglianze sono rispettate. L'amore, io sostengo, tende a mantenere le disuguaglianze. Perché lei vede l'amore solo da una parte, da quella dell'inferiore. Lo vede anche dall'altra. Quante volte devo ripetervi scacco al re? C'è il cavallo. Contarci questo buio. Signor Conte. A lavoro. Chi vi ha detto di chiudere le tende? Non sono stato io. Sarà stata la signora Fanny. E dov'è questa signora Fanny? Credo giù, lì nel parco. Credi, eh? Chiamali tutte e due. Pare impossibile. In giardino come due colombi. Conte,
Lei mi ha detto che non avrei mai dovuto rinunciare alle mie convinzioni personali. E lo ribadisco. Non vi chiederò mai di scrivere contro le vostre convinzioni. Scusate. Non credevo di disturbare. Sì, ero venuto per una partitina, sì, ma... Sì, compagni. Oh, che dice mai? Le cedo il posto. Oh, sfiguri, gioco così male. Io finirò la partita più tardi. Venite avanti, Fanny. Comanda? E veniate avanti. Che non perdiate tempo in giardino. Che non vi mischiate di aprire e chiudere tende nelle mie stanze. Ma è la marchesina che ha detto... Dite alla marchesina di venire qua. Sciocca. Non le pare, dottore? Sì, 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 già, un po' leggerina, un po'. Perdersi con una pedina, dottore. Badi che in casa mia non le torna conto. Ah, dimenticavo. Aspetto degli amici. La signora marchesina desidera sapere cosa il signor conte vuole da lei. Ditele che la prego di giocare invece mia col signor dottore. No, non si disturbi, io... Andate. Signor Steiniger, si ricorda il nome di quell'ingegnere che deve arrivare a momenti? Ingegner Ferrier. Ferrier, ecco. Con lui verrà, oltre a Bezza, se lo ricorda, vero? L'onorevole Finotti. Devo averlo conosciuto da qualche parte. Parlerò a Giovanna per il pranzo di questa sera. I politici si saranno il palato fino. Il conte? Non so, era qui. Allora, dottore, io prendo i neri. Che cosa aspetta? Dov'è il dottore? Non so. Sono spariti tutti. Tranne lei. Chiuda un po' con le tende. A giocare? Sì. Ha paura? Di vincere, signorina. Di vincere? Vedremo. Ha paura di vincere. No, gioca troppo prudente. Lei ha paura di perdere. Aspetti e vedremo. Perché non muove la regina? Perché non attacca? Io non attacco. Mi basta difendermi. E le assicuro che so farlo abbastanza bene, marchesina. Perché vorrebbe che attaccassi? Perché allora la finirei più presto.
Dipende. Ci provi? È inutile che studi tanto. Non vincerà. Non vincerà. Questa è la prima ed ultima partita che io gioco con lei. Meglio per lei? Eh già. Lei non è qui per giocare contro di me, ma per fare chissà quali studi profondi col conte Cesare. Vero? Aspetti. Non voglio spingi davanti a me. Che cosa sta scrivendo con mio zio? Un libro noioso. Potevo immaginarlo. Ma di che si tratta? Di scienza politica. Lei si occupa di politica? Di qualcosa di meglio. Sono artista. Di canto? La Marchesina fa dello spirito. E lei fa l'orgoglioso? Forse. E con quale diritto? Di rappresaglia. Allora è vero. Lei gioca un'altra partita qui al palazzo. Io? Lei, sì. E la gioca con prudenza. Senza scoprirsi. Povero orgoglio il suo. E mi parla di rappresaglie. Non mi conosce lei. Come non mi conosce nessuno. Mi hanno scritto che sono superba. Che vorrei vivere su una stella di madreperla. E che non troverò mai in questo pianeta borghese che detesto. L'hanno scritto a lei? A me. E chi? Temo che sia troppo superba per trovare in questo pianeta che detesta la stella di madreperla dove vorrebbe vivere. Da qui, ingegner Ferrieri, si vede tutta la zona che lei interessa per il progetto della sua nuova ferrovia. Un panorama stupendo. Comunque, se vogliamo vedere da vicino i luoghi, sarà meglio muoverci prima che passa lui. Grazie. Lor signori restino pure qui a godersi il panorama. Noi saremo di ritorno prima di pranzo. E così, Marchesina, come le passa il tempo in questo eremo? Bello, bellissimo, ma selvaggio. Non mi passa del tutto, caro Vezza. Dottore, come si chiama quell'alpe laggiù? L'alpe dei fiori. Dica all'onorevole come lo chiamano quel monte in paese. In paese lo chiamano l'alpe del diavolo. E come mai? Una vecchia storia. Sarebbe? E pare che la moglie del padre, la prima moglie del padre del conte Cesare, sia passata di là per andare direttamente all'inferno. È così, dottore? Sì, 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 certo. Che cosa mi vuol far credere? Ma io niente, sono loro i paesani che lo credono. Sono favole, leggende di centinaia d'anni fa. Non centinaia, meno di 60. Sembra che quella povera donna sia morta per una punizione atroce per colpa di un uomo disumano. Anche lei, vecchio amico di famiglia, dà credito a queste storie. E ha il coraggio di parlare in questo modo del padre del conte proprio qui, in casa sua. Io non volevo... Io credevo che effettivamente certe voci girano. Certo, fu molto misteriosa la morte della povera Cecilia. Ci si lascia commuovere dalla pena. Ma quale fu in realtà la colpa di quella donna? Che ne sappiamo noi di quello che ha fatto? E lei? Che ne sa lei? Chi è lei per parlare così? Chi ci può dire quale sia il suo vero nome? Si indovina! Che cosa ha voluto dire? Voleva offendermi. Capisco, non so nulla. Non riesco a capire. Ma via, via, non diamo eccessivo peso. Un carattere così impetuoso, quello della Marchesina.
Adesso sapete. Bel finale, eh? Hai capito, sì o no? Ma il finale è chiaro come l'acqua, mi pare. Sì, ma torbida, però. Sai che cosa c'è da credere, veramente? Quel giovanotto lì, piombato a palazzo dalle nuvole, è un peccatuccio di gioventù dell'amico Cesare. E alla damigella è seccato enormemente. E ci sarebbe, per accomodare tutto, la solita combinazione matrimoniale. Mm. E questa, ci giurerei, è l'idea di Cesare. Tu non sai proprio niente. Come no? Hai mai sentito parlare della mina Pernetti Silla? E come no? Bella donna. Sì. Bellissima la Pernetti Silla. Ma di... È stata l'amica di Cesare, no? Sì, ma amica soltanto, però. Sui limiti dell'amicizia io non mi pronuncio mai. No, amica. Ma... era la figlia di un consigliere d'appello tirolese. E tu sai che Cesare fu espulso di Lombardia nel 31. Già, si era messo in testa di liberare l'Italia perché voleva, penso, sposarsi tranquillamente e senza scrupoli la tirolesina bionda. Ma il padre l'avrebbe arrostita piuttosto che darla a un liberale. E la ragazza, che quando cominciò la storia con Cesare aveva 22 anni, si era messa in testa di non sposarsi fino a 26. E poi naturalmente piegò il capo e si sposò con un austriacante marcio che fece quattrini con delle imprese, poi naturalmente si mangiò tutti i soldi, fece persino fallimento e poi se ne scappò via coi tedeschi nel 59. Credo che morì un anno o due dopo, credo. Ma che cosa ne fu della Pernetti Silla? Il Cesare e la mina non si videro mai più. Mai più? Oh, guarda, io conosco bene Cesare. Non si videro mai più. E allora? Che cosa ha da temere la Marchesina Marina? Temerà quello che gli frulla per la testolina. Hai visto che occhi ha, eh? Lì dentro ci sono tutte le ragioni e tutte le follie mescolate insieme. Averla per un'ora una donna così bella è così insolente. La vita non è stata buona con me, ma questa è la delusione più cocente. Adorare la memoria di mia madre e vederla calpestata, insultata. È proprio adesso che avevo cominciato a trovare un po' di pace. Sì, ero soddisfatto del lavoro, dell'amicizia che avevo trovato qui. Io spero comunque che non vi lascerete vincere dallo sconforto e non facciate una come si dice... Un'alzata di testa? Alzata di testa, No. No, non abbiate paura, caro Steinecke. Tanti fallimenti mi hanno fatto conoscere anche la disperazione. Eppure c'è una forza in me che mi spinge sempre a lottare. Nonostante tutto, sono convinto che riuscirò a fare qualcosa di buono. Sì. Qualcosa che sia ancora utile. Non solo a me. Allora, Fanny? Il dottore mi aspetterà la cappelletta sul lago. E perché non vorresti andarci? Io so, signorina, come sono fatti gli uomini. Se uno dice di sì, poi dopo scappano. Andrò io al tuo posto. Si spaventerà e così tu non dovrai dire né sì né no. Lei, signorina? Io, sì. Thank you.
sarà così gentile da spedirlo. Volete dunque proprio partire così? Sì. E non va considerato una alzata di testa? No, solo una prova di dignità. Allora, dirò che preparino il calesse. No, no, grazie, andrò alla stazione a piedi. Questa data la signor Conte. Cosa lì avete scritto? Che le mie idee sono troppo lontane dalle sue e non possiamo collaborare. Questo perché non mi richiami. Voglio che resti disgustato. Prima gli avevo scritto un'altra lettera nella quale raccontavo la verità, ma poi l'ho stracciata. Capirà. Capirà ugualmente anche da quella lettera. Dategliela quando sono partito. Per quella donna. Dovrebbe combattere, non fuggire, ecco. No. No, io non posso restare. Vede? Io ho paura. Dovrei odiarla. Ma il solo pensiero di sfiorare con le labbra la sua pelle mi sconvolge. È amore? Non so, non credo. Ci sono dei momenti che mi pare di amarla. Capisce? E ho paura. Ho paura di me. Per questo vado via. Come un ladro che scappa. Ferrovia metterà in subbuglio il piccolo affluente del tuo lago, trote così, caro Cesare, non ne pescherai più. Campa a cavallo. Vada, Cesare, e quando l'ingegnere Ferrieri si muove, non si muove a vuoto. È segno che l'ingegnere non ha intenzione di partire prima di aver messo il nero sul bianco. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, tutto è nelle mani del conte. Che è amico del progresso, dunque... Cesare, oh che squisitezza, oh, ce la ricorderemo questa cena. Credo anch'io che ce la ricorderemo. Signorina Fanny, finalmente. Marchesina. Fermi!
Mi ascolti adesso. Se ha sospettato che io fossi più di un amico per l'uomo di cui lei è nipote ed erede, si rassicuri. Suo zio non mi vedrà mai più. Me ne vado per sempre. E se poi ha sospettato qualche oscuro progetto su donna Marina di Malombre e su Corrado Silla, sei ingannata. Sì, sei ingannata moltissimo. Se il conte me ne avesse parlato, gliel'avrei tolta subito io questa illusione. Perché io disprezzo chi non sa disprezzare la fortuna e la ricchezza. E adesso, Marchesina, la saluto. Aspetti. Lei ha fatto tutto da sé. Si cuce addosso una parte da eroe e affibbia agli altri ogni torto. Facile. Così io, che non mi curo affatto del conte, avrei paura che lei mi porti via l'eredità. E come osa parlare di progetti su di me? Le pare che possa toccarmi quanto di sciocco dicono di me lei e mio zio? E allora perché lei si comporta in questo modo? Spinga via, vado a casa. No. Con questo vento non arriverà mai ad Alsen. Meglio ancorare qui. Su, mi dia la corda. Oggi lei mi ha detto che non la conosco. Invece la conosco molto bene. Come potete conoscermi? Cecilia. Quando parte il prossimo? Domattina, signore, non c'è altro fino alle 7:10. Marchesina. Marchesina, il conte vuole vederla. A quest'ora, pensi, deve essere fuori di sé. Entrate. Sedete. Vi avverto, prima di tutto, che quelli che mi fanno l'onore di abitare la mia casa hanno l'obbligo di essere civili. Non mi pare una pigione troppo forte per l'ospitalità di cui godete, e da oggi in poi è una pigione che esigo puntualmente e senza eccezioni. Se non conoscete la moneta, potrò darvi io qualche lezione. Conosco. Non rispondete. Voi, lo so bene, odiate me e la mia casa. Ma non vi tornerebbe comodo, credo, essere pregata di partire subito. Non penserete che sia rimasto indifferente all'oltraggio che avete fatto al mio amico Silla, costringendolo a partire. Non ho parole per dirvi quanto mi abbia rivoltato quel vostro atto. Bene,
Non cercherò i motivi molto oscuri che ispirano la vostra condotta, però mi sono ormai persuaso che non conviene né a voi né a me vivere a lungo sotto lo stesso tetto. Sento che passerò una brutta notte. C'è una frase enormemente stupida: i legami del sangue. Mi piacerebbe tanto sapere che c'è di comune tra il mio sangue e il vostro. Cercate. Forse scoprirete. Comunque, meglio tagliarli questi legami. Ma io... Non fate esclamazioni drammatiche, non accetto di intrecciare una scenata con voi. Del resto mi pare che siate stata voi, col vostro contegno, a farmi capire di volere andar via. E allora, chiedetemi senza troppi indugi quando posso. Ci accorderemo. No. Lo posso sempre. E senza chiedervi alcun permesso. Sono maggiorenne e possiedo abbastanza per mantenermi. E poi non desidero affatto andare via. Non desiderate andare via? Desiderate dunque che me ne vada io? Eh? Vi farebbe comodo? Ma parlate chiaro una buona volta. Se non desiderate andare via, che cosa desiderate? Si può sapere? Perché vi comportate con me come se fossi un carceriere? Che vi ho fatto io? Io voglio rimanere qui. Devo. Perché il mio posto ormai è qui. Grazie. E il palazzo del conte Cesare Domengo, prego. C'è un bel po' di strada, signorina. Il conte Cesare Domengo? Sì, lei conosce? Ah, sì. Trovatelo un calesse. Vada al conte, lei. In carrozza, signore, si parte.